Ciao ragazze, ciao ragazze, questo sarà il video tag 100 domande in 5 minuti. Alice, Alice, Alice la Cotri. Vai. Nome. Alice. Soprannome. Alice la Cotri. Numero di candeline sull'ultima torta di compleanno. 24. Data in cui spegni quelle candeline. 5 febbraio. Segni particolari. Troppo alta sono, 1,78 m. Luogo di nascita. Lucca. Altezza. 1,78 m, l'ho detto prima. Colore degli occhi. Marroncini verdi. Colore dei capelli. Biondi. Numero di scarpe. 38 o 39. Occhiali. Sì. Hai piercing? No. Tatuaggi? No. Animali domestici? Sì, tiffi. Ti piace il tuo lavoro? Sì, tantissimo. Ti sei mai ubriacata? Sì. Innamorata? Sì. Hai già amato qualcuno al punto da piangere? Sì. Hai mai avuto incidenti in macchina? Sì. Hai mai avuto incidenti in moto? Sì, ciao a tutti. Vino rosso o bianco? Bianco, rosso non mi piace proprio. Coca-Cola o Pepsi? È uguale. Lemon soda o orange soda? Orange soda. Caffè normale o macchiato? Nessun caffè, solo ginseng perché il caffè non mi piace. Zuccherato o amaro? Zuccheratissimo. Zucchero normale o di canna? Di canna. Coperta o piumone? Piumone. Lasciare o essere lasciati? Lasciare tutta la vita. Colore dei calzini? Sbagliato, di tutti i colori, ovunque, qualsiasi colore mi piace. Numero favorito? 3. Film preferito? Non ho un film preferito, ne ho tantissimi. Un A caso Sin City, ma ce ne ho tantissimi. Citazione? Aspetta. Una rondine non fa primavera. No, non me ne viene. Non me ne viene. Troppo lunga quella che volevo fare. Quella di Charlie Chaplin. Ve la scrivo. Computer o PlayStation? Computer. Giorno della settimana? Venerdì. Canzone preferita attuale? Com'è che si chiama quella? Non lo sai. Wake me, no. Non lo so, vabbè, andiamo oltre. Quella, comunque. Canzone preferita? Non ce l'ho una canzone preferita. Programma televisivo? Abito da sposa cerca, sì. Telefilm preferito? Rimarrà forse sempre Dawson Creek, però attualmente c'è anche Vampire Diaries. Cartone preferito? Cartone preferito rimarrà per sempre forse Sailor Moon. Hai mai nuotato nudo o nuda? Sì. Cocktail preferito? Pina colada. Sogno o son destro? Sogno. Sport praticati? Ho fatto nuoto, scherma, pallavolo. Nuoto, scherma, pallavolo. Pattinaggio? Mi sembra basta, più o meno. Dici, lo sport preferito dal vivo? Sport preferito dal vivo, pallavolo. Sport preferito da vedere alla TV? Pattinaggio sul ghiaccio o un nuoto sincronizzato? Pasta o pizza? Pizza tutta la vita! Come ti vedi tra 10 anni? Mi garberebbe vedermici. Penso sposata con uno o due bimbi. Bimba o bimbo, tutte e due. E spero realizzata nel lavoro. Cosa fai quando ti senti giù? Mangio probabilmente. Parolaccia che dici più spesso? Minchia, credo di sì. Frase che dici più spesso? Assurdo, tipo io dico un sacco di volte assurdo, tipo è un casino assurdo, è una cosa assurda, queste cose qua. Cosa odi? Odio chi dà giudizi senza conoscere, gli ipocriti e i falsi probabilmente. Chi non sopporti? Gli ipocriti, i falsi e chi giudica senza conoscere. Qual è la cosa più bella che esiste? L'amore, probabilmente, sì. A che ora vai a dormire? Tardi, tardi, tardi. Dipende un pochino, ovviamente. Però solitamente non prima di dell'una, mezzanotte e mezzo luna, no. Destrorsa o mancina? Destrorsa. Segno zodiacale? Acquario. Punto debole? Sono disordinatissima. Ricordo più brutto? Ricordo più brutto... forse quando si è dovuto operare mio padre. Ricordo più bello? Ricordo più bello
Forse quando io e il mio ragazzo siamo andati a prendere i tiffi. La migliore qualità. La migliore qualità è il rispetto, essere rispettosi. Il peggior difetto. Il peggior difetto è essere irrispettosi. Tutto dipende dal rispetto che si ha verso l'altra persona, le altre persone. Qualità che ti riconoscono? Espansiva, esuberante, simpatica, credo. Difetto che ti attribuiscono? Disordinata, poi Di cosa hai paura? di perdere le persone che amo, sicuramente è la paura più grossa che ho, sì. Attualmente Obiettivo. è proprio realizzarmi nel lavoro e riavere un minimo di stabilità. Il tuo primo pensiero la mattina. Sono stanca, non voglio alzarmi. L'ultimo prima di andare a letto. Domani devo fare questo, questo, questo e quest'altro. Spesso ci metto un bel po' ad addormentarmi. La prima cosa che guardi nel sesso, in una persona di sesso opposto. Gli occhi, probabilmente. La qualità che cerchi in una persona di sesso opposto. L'intelligenza e la simpatia. Sai cantare? No, per niente proprio. Credi in te stesso? Sì. Pensi di essere attraente? Dipende dalle giornate, veramente dipende un sacco dalle giornate. Delle volte sono da buttare, delle volte invece mi piaccicchio un po' di più. Vai d'accordo con i tuoi? Sì, moltissimo. Suoni uno strumento? No, direi di no. A che età il primo bacio? 14. A che età la prima volta? 17. Nome preferito? Da donna o da maschio, non si sa. Aurora e Lorenzo. Nome che odi? Allora, non me ne vogliano, non me ne vo non mi piacciono molto, tipo, che ne so, Deborah con l'H o Samantha, però in ogni caso quello che odio di più è Valentina, ma perché ci fu, quando ero alle elementari, la bimbina che ce l'aveva con me, io ce l'avevo con lei, era Valentina, quindi di lì mi è rimasto che non mi piacciono le Valentine, nonostante la mia professoressa delle superiori mi abbia continuato a chiamare per 5 anni Valentina, perché secondo lei avevo una faccia da Valentina. Track. Meglio tentare ma poi pentirsi o non tentare e rimpiangerlo? Meglio tentare e poi pentirsi, assolutamente. Credi nel destino? Sì, tanto. Credi in Dio? Credo in qualcosa, ecco, credo in qualcosa. Caldo, Sangue freddo o caldo? sono mica un serpente. Inverno o estate? Estate. Mare o montagna? Mare, tutta la vita. Sai chiedere scusa? Sì. Sei permalosa? Che cosa cambieresti Non mi ha di fatto rispondere. Vai. te? Che cosa cambieresti L'altezza meno alta e un fisico un po' più esile. di te? Hai mai rubato? Qualcosina sì, forse delle caramelle quando ero piccola. Ami il rischio? Non troppo, però ci provo. Sai stare sola? Sì. Sei felice? Sì. Vuoi avere figli? Sì, assolutamente sì. Matrimonio o convivenza? Prima convivenza, se poi c'è la possibilità, matrimonio. Essere o apparire? Mille volte essere. La bella o la bestia? Sai La bella, tanto è buona anche lei. abbassare la testa? L'emozione Sì. che più ti tocca? Sarebbe? Che vuol dire? Forse è legato a un ricordo, non lo so. L'emozione che più mi tocca. Non lo so questa la salto perché proprio non lo so. Cosa non faresti mai? Cosa non farei mai? Un Non calendario. mangerei, eh? Un calendario. Un calendario, a parte quello, un calendario, e non mangerei mai cavallette, cose del genere da, dov'è, quei posti là, Thailandia, eccetera, eccetera. Non le mangerei mai. Tre desideri al genio della lampada. Tre desideri, allora, fammi avere una bella famiglia, fammi realizzare a livello lavorativo e tanta salute. Ti sei rotta le palle a rispondere a queste domande? Sono già finite. Sono finite, ragazze. Va bene, sono 100 domande, non ce l'avrò mai fatta in 5 minuti, suppongo, però siete tutte taggate.
in questo video tag, vi metto le domande qua sotto, fate i vostri video, me lo mettete come video risposta e io ve li accetto tutti. Un bacione, ciao ciao ciao, a lunga manina, ciao.